Ok, rieccoci. Allora, adesso la cosa più furba sarebbe prendere Isca perché ci permette di utilizzare gli editti. L'esercito di Isca non è propriamente piccolo. Oltre a questo dobbiamo aggiungerci un gruppo di soldati con spada, 5 agricoltori e 3 frambolieri. Le navi diciamo che non mi preoccupano particolarmente. Per cui a questo punto spostiamo questa spia qui. Potremmo anche prendere il Don però. Perché questo esercito qua. No, che okay, sta tornando a casa apparentemente. Cioè, se vedo le vele nel modo corretto dovrebbe andare di qua, quindi no. A questo punto allora conviene portare indietro questo esercito. Lo portiamo. Sto reclutando, no. Per qualche motivo non posso mettere marcia forzata. Forse perché c'è già? No, non credo. Lo portiamo qui. E perché mi diminuisce la felicità? Schiavi, probabilmente? Non lo so. Vabbè, reclutiamo ancora un po' di soldati con questo perché dovremo utilizzare anche lui. In battle, there is no finer ending. Thirsty for battle. E facciamo una cosa. Allora, con questo qua riesco ad arrivare lì. I live to serve the people of Britain. Forse Thirsty sì, for però non battle. posso saperlo. Beh, sono in modalità reclutamento, quindi non posso spostarmi. Vabbè, me ne frego, aspetto il turno. Anzi, se posso potenziare qualcosa senza mandare tutto quel paese, no, squallore, quindi niente. We have simple Alleanza needs, difensiva, all no. we are. Ovviamente. Vabbè. Reclutare un dignitario. Lo reclutiamo qui, tanto abbiamo tanti di quei soldi. Wow. Sono degli uomini con delle alghe in testa, fantastico. Allora, questo qua. Questo qua interessante. Questo qua meno. Questo qua, sì. Allora, se noi ci portiamo qui, dovremmo poter attaccare al prossimo turno. Credo. Qui non posso neanche reclutare mercenari perché ovviamente ho abbastanza. Ho troppi uomini. Portiamo lì anche questo. Qua credo che siano in guerra con i. Con gli Edo Ebdani, quello che è. Quindi non dovrebbero romperci le balle. Reclutiamo un paio di questi. Ok, e poi credo che possiamo passare. No, bisogna potenziare un attimo questo. Qui a livello militare, direi che questo è. No, probabilmente non è quello. Non so quale sia la linea che ti permette di reclutare le unità più forti dopo. La più sensata è questa, però sembra strano, in genere sono gli edifici rossi. Vabbè, passiamo il turno. We do not beg for gold. Allora, proviamo a vedere un attimo la diplomazia.
greetings to you. I trust you come with honor. Dico questi qua no. A flapping tongue that speaks without. For the tribe. Ok, possiamo attaccare la città. Però probabilmente ci conviene provare ad aspettare, cioè provare. Provare a vedere se ci riusciamo a farci ad attaccare. O forse no, lasciamo perdere. Non dobbiamo parecchi uomini. Possiamo anche reclutare un po' di mercenari. Questi qua sono cavallerie leggere che non sarebbero il massimo, però. Ce li facciamo andare bene. Allora, portiamola. No, vabbè, portiamola a quello piccolo. Dichiariamo guerra. You are welcome. Although my ancestors and I live to serve the attacchiamo. Let them cower before us. Allora, probabilmente hanno il vantaggio perché hanno più uomini, quindi noi salviamo. Hanno parecchi frombolieri, però noi abbiamo due cavallerie, stranamente, cosa che non succede mai. Quindi potremmo riuscire a sfruttarle al meglio. Allora, la pioggia cos'è che fa? Piccare fuoco alle navi? No, attendi. Inizio lo schieramento. Allora, vediamo un attimo come possiamo fare. Vabbè, questo qua è il classico. La classica disposizione. Cioè, il classico insediamento di questo tipo. Potrebbe essere un'idea. Mi cercherò di tenere i due eserciti separati nello stesso modo. Questo qua è quello più grande, quindi prendiamo gli spadaccini, diciamo, li mettiamo in centro. Oddio, non mi conviene lasciarne così tanti, però. Magari facciamo due file, sì. Mettiamo uno qui. Uno qui. Cercheremo ancora una volta comunque di sfruttare il più possibile i frombolieri. Se sono in una posizione sicura, però, perché se vanno contro gli altri frombolieri se li prendono. In generale lo piazziamo qua in mezzo. Tanto. Con il secondo. No, ok, il secondo esercito non è ancora arrivato perché è un. Sono rinforzi, quindi. Ha davanti dei lancieri, quindi noi proviamo adesso a prendere. I nostri rinforzi sono arrivati. Proviamo a prendere così. Comunque loro sono tutti ammucchiati, quindi anche se dovessero arrivarci addosso, in teoria, cioè almeno i frombolieri, dovremmo avere un vantaggio. Vediamo un attimo questo esercito qua, lo portiamo qui, poi lo sistemiamo, non lo facciamo correre perché tanto. Si dovrebbero tirare, almeno la maggior parte di loro. No, perché non hanno voglia. Non li faccio attaccare manualmente, diciamo, perché rischiano di dargli a correre dietro ed è un casino.
Ora dovrebbero tirare. Deadly missiles ready! Proud sons of Britain! Poi se devo farli tirare perché devono tirare sui frumbolieri. Come detto, essendo tutti ammucchiati dovrebbero essere svantaggiati. Velocizziamo. Comunque se effettivamente, cioè, stanno andando meglio. Però riduciamo perché questo gruppo qua, ecco, questo non volevo che succedesse. Usiamo ancora questo e poi ce ne sfuggiamo I perché... nostri uomini vacillano. Ok, credo che abbiano fatto il loro lavoro. Voi andate indietro di lì, che servite ancora. Voi venite indietro di qua. Questi qua tutto sommato sono ridotti ancora bene, quindi... I nostri uomini vacillano. Dovrebbe aver fatto comunque un buon numero di morti, infatti. Portiamoci il generale vicino un attimo, così almeno. Ok. Lo riportiamo qui. Questi tre qui li portiamo indietro, che non li useremo più, molto probabilmente. Questi qua li spostiamo ancora. Adesso direi che ci conviene aspettare l'arrivo degli rinforzi. Però, ok. Li facciamo anche correre. No. Perché comunque hanno un buon numero di frombolieri, quelli fanno male. Qui dovremmo fare una cosa un po' furba. Conviene che la facciamo almeno. Questi qua li portiamo di qua e li facciamo fare il giro da dietro. Ci siamo quasi. Il piano diciamo che è questo. Mandiamo gli spadaccini qui. Spadaccini qui. E quando si forma il blob ci tiriamo le cavallerie da dietro. Sì, magari possiamo provare a sfruttare il nuovo, diciamo, nuovo sistema di copertura, tra virgolette, di Rom 2. Praticamente qui non dovrebbero essere visti. Almeno mettiamo di qua. In questo modo. Ok, furono arrivati. Togliamo insomma, per 2 o per 4, quello che era. Andiamo tutti gli spadaccini che abbiamo qui. Li mettiamo in una fila un po' decente, però ci conviene ancora una volta dimezzarli, perché... Out!
Andiamo. I due frambolieri li mettiamo davanti, anche se non verranno utilizzati molto probabilmente. E poi abbiamo ancora un gruppo di lancieri mercenari che li mettiamo qui, tanto non ci servono più di tanto. Adesso devo prendere questi... facciamo così, allora. Prendiamone un paio e li lanciamo contro questi. Soltanto una volta, facendoli andare piano, perché li faremo caricare dopo. Facciamo così. Un attimo in pausa, prendiamo queste qui e li portiamo qui comunque, senza correre. Il generale lo portiamo qui. Nel momento in cui cominciano ad essere i nemici cominciano a tirare, i frambolieri, li facciamo rallentare. Discorso molto simile facciamo qui. Questi qua li portiamo qui. Questi qua ovviamente dovranno aspettare che questi qua abbiano ingaggiato, quindi. Pena. Dovrebbero essere quasi a tiro. Ok, stanno tirando. Si è visto il caricamento rapido. A questo punto questi qua li portiamo ancora un po' più avanti. Il nostro generale è sotto attacco. Mettiamo un attimo. Allora, vediamo. Qua c'è una grossissima quantità di unità deboli, decisamente deboli. Non è... cioè, l'idea sarebbe stato meglio se anche questi qua ci fossero andati contro, però evidentemente non l'hanno fatto. A questo punto tanto vale sfruttare il vantaggio che abbiamo, perché comunque siamo in altezza, non è che siamo in altezza, abbiamo un vantaggio di... siamo in discesa, diciamo, qui. Quindi tanto vale prenderne tre, fare così. Tre non ci stanno, teniamo i due, portiamoli qui. Se due frambolieri potremmo portarli qua. Che da lì comunque riescono a tirare. Questi qua sono riusciti ad andare oltre, quindi... Qui si forma un bel blob nuovo.
Mettiamo generale qui. Prendiamo questi qua. Che non stanno combattendo. Portiamo avanti. Questo qua mi pare che non stia combattendo. Portiamo avanti. Qui abbiamo un gruppo di soldati con spada. Soldati con spada. Frombolieri, frombolieri, frombolieri. Pum. Il generale lo possiamo anche mandare all'attacco perché è molto forte, il generale. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Questo qua. Qui mandiamo all'attacco, qui abbiamo le cavallerie e le mandiamo a caricare i frombolieri. Uno lo va qua e l'altro va qua. Probabilmente ne perderanno tanti perché comunque sono cavallerie leggere, però. Ok, è finita. I nostri uomini vaccinati. Ok, qua c'è c'è un problema, perché abbiamo la rivolta al prossimo turno. Non ho calcolato questo problema. Però posso fare panel circense adesso, se ci riesco. Devo risolvere il problema. C'è poco da fare. Però non posso farci niente perché non è che ho... Se qua mi dà più 8 il cibo dovrei però riuscire a... Sì, però per 4 tanto vale che, sedo questa rivolta. No. Lasciamolo dov'è. E facciamo reclutamento però, perché... Fight with us. It's a good life. For the tribe. Questo generale può salire di livello. Prendiamo ancora un po' d'autorità, questo qua può farlo, no. Ok, se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, insomma la solita roba. La prossima parte sederemo molto probabilmente questa rivolta. E niente, al prossimo video, ciao!